Non le risulta. No, non è così perché l'Italia non ha riconosciuto ufficialmente le elezioni di Maduro, l'ultimo mandato, del mandato in corso di Maduro, ma altrettanto vero è che nessuno in Italia oggi ha detto che occorra riconoscere un presidente autoproclamato. Sì, quello che serve, tra l'altro, non è neanche a livello di logiche internazionali, il principio di non ingerenza ci porta proprio a non dover fare questi ragionamenti. L'unico ragionamento che dobbiamo fare è quello di essere dei buoni mediatori, proporci come buoni mediatori appunto per far sì che il Paese possa autodeterminare il suo futuro politico. Quello è il nostro obiettivo. Poi tutte le valutazioni su chi sia Guaidó, chi sia Maduro, come vogliono governare, non sono nostre, non ci devono interessare. E questo credo che nessuno nel governo lo abbia fatto. Poi, ovviamente, a livello lessicale, ognuno si esprime come vuole. Se vuoi definire Maduro un dittatore o meno, non è un problema che ci riguarda, non dobbiamo valutarlo noi, ma quello che dobbiamo valutare è come aiutare il paese a uscire da questo Comunque riconoscere Guaidó è stallo. sempre una ingerenza internazionale, secondo lei? Ma certamente sì, certamente sì. Però la comunità internazionale invece prende una posizione, no? Al di là degli Ma schieramenti. anche quello che abbiamo detto noi è prendere una posizione. Creare su nostra proposta il Comitato Europeo di Contatto col Venezuela, che ripeto è una proposta italiana, è ben più di una posizione, è qualcosa di fattivo e di concreto che potrà portare, non dico a una soluzione che sarebbe troppo ottimista, ma ad aver tracciato quantomeno una strada per farlo, perché altrimenti se ci limitiamo a riconoscere Guaidó oppure sostenere Maduro, qualcuno pensa che sia questa la nostra idea, che non è così, senza dare una prospettiva politica al paese, stiamo scherzando ovviamente, anzi stiamo giocando con la vita delle persone, che è la cosa peggiore. Agli Maduro italiani. non le vuole le elezioni in ogni caso, quindi come si esce da questa E impasse? infatti lì ho detto ha ragione il Papa, entrambi dovranno metterci qualcosa, sia Maduro che l'Assemblea Nazionale, poi anche lì non dobbiamo parlare di Guaidó e basta, dobbiamo parlare dell'Assemblea Nazionale che è rappresentata da più anime, entrambe dovranno metterci qualcosa, Maduro non può pensare di ignorare una protesta che va avanti da anni, che quindi ha una base sociale ovviamente chiara. E l'Assemblea Nazionale non può pensare di far finta che Maduro e in generale tutta l'area politica, diciamo, di Maduro non esista. Questo sarebbe stupido pensare che si possa risolvere il problema così. Senta, a livello molto ampio si rifà, diciamo, lo scontro Russia-America, Russia-Stati Uniti. Voi mettete al centro e cercate di mediare tra tutte e due? L'Italia è da sempre campione di mediazione, di questo dobbiamo andarne fieri e orgogliosi, perché mentre Maduro sfila con l'esercito, gli Stati Uniti minacciano di alzare, diciamo, il livello di escalation ad altro e la Russia dice che difenderà gli interessi venezuelani con qualsiasi mezzo, l'Italia è ancora una volta quel paese che parla di dialogo, che parla di diplomazia, che parla, diciamo, di cooperazione politica vera. Di questo dobbiamo essere orgogliosi tutti, secondo me. Essendo però alleato dal punto di vista militare degli Stati Uniti. Siamo nella NATO e non vuol dire essere alleati, non vuol dire essere sudditi. Questa è una cosa che ci hanno fatto entrare in mente gli ultimi governi da 30 anni a questa parte. Un alleato, anche nella mia vita personale, un alleato è un amico, è quello che ti dice quando sbagli e quando hai ragione. E quando si parla di elevare l'escalation in Venezuela si sta sbagliando. Bisogna abbassare i toni, bisogna tornare nell'alveo della politica. I Girano in compositori rete del molti. nord vogliono la TAV, l'hanno ribadito anche oggi il presidente Grasso Lombarda ad Hanoi. Cosa dice? Io dico che il governo ha altre priorità in questo momento, che sono quelle sicuramente di riaprire i cantieri, di far lavorare il paese, di dare sia ad Asso Lombarda che a Confindustria la possibilità di lavorare bene sul territorio, ma farlo con grandi opere anche, nonché quelle piccole, che aiutano davvero i cittadini. E oggi i cittadini italiani non hanno bisogno di spedire una mozzarella 20 minuti prima in Francia, ma hanno bisogno di poter andare da Roma a pescare in meno di 6 ore, di avere un'alta velocità in Sicilia, ad esempio, di avere una connessione territoriale all'altezza del 21 secolo, cosa che non hanno. E io credo che su questo anche Confindustria possa condividere. Però Come l'Unione vicino a Europea Salvini? vuole indietro i contributi finora allocati. Ma questo nello studio che il MIT ha commissionato c'è tutto e lo dimostreremo sia ai nostri alleati di governo che in generale.